Ben trovati a Sport News, sold out al Teatro Spirito Santo di Tolentino sabato sera per l'evento Beneficenza Musica e Sport, organizzato dal Rotary Club Tolentino con il Comune e la Proloco TCT. Gli incassi della serata, pari a 2.300 euro, sono stati devoluti ai servizi sociali a favore dei giovani che intendono avvicinarsi e dedicarsi allo sport. Bravi i musicisti dell'Orchestra di Fiati insieme per gli altri, diretti dal maestro Giampiero Ruggeri. Molti i personaggi del mondo dello sport presenti. Per noi c'era Mario Sposetti. Musica e sport hanno fatto da contorno alla serata di beneficenza organizzata dal Rotary Club Tolentino in collaborazione con il Comune e la Proloco di Tolentino. Svariati personaggi dello sport, tra cui Fabrizio Castori, Simone Ruffini, Roberto Bagni, Marco Sposetti, Fabrizio Alessi, Fabio Goretti, unitamente a Mauro Canilla, Sabrina Orlandi e Roberta Nocelli, hanno partecipato all'evento beneficenza svoltosi al Teatro dello Spirito Santo. Oltre allo sport nelle più varie declinazioni, anche la musica è stata la protagonista assoluta della serata, grazie all'Orchestra di Fiati Insieme per gli Altri, diretta dal maestro Giampiero Ruggeri. Numerosi gli attestati consegnati dal vice sindaco Alessia Pupo, unitamente all'assessore ai servizi sociali Elena Lucaloni, dal presidente del Rotary Stefano Ferranti e ai massimi dirigenti dello sport regionale Fabio Luna, presidente Coni Marche, e Gustavo Malascorta, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Gioco Calcio, comitato Marche, ai personaggi sportivi presenti e alle associazioni sportive del territorio. Buono il ricavato della serata che il Rotary donerà al Comune, appunto, affinché praticamente i giovani possano avvicinarsi allo sport. Abbiamo fatto una cifra di 2.300 euro, che sicuramente di questi tempi non è poco. La platea era piena, la platea è stata disponibile, ha capito l'obiettivo che il Rotary si è prefisso per quest'anno, aiutare i giovani nello sport. E l'altro obiettivo, come ho detto l'altra volta, era quello di assistere gli anziani, aiutare gli anziani a vivere a casa, per cui la comunità di Tolentino, la comunità dei paesi vicini ci ha aiutato e penso che questi soldi serviranno a molti a poter affluire a degli sport. Grande partecipazione alla Bocciofila Ancona 2000 per la quinta edizione del Gran Premio Città di Ancona. Alla fine è stato un trionfo per la Bocciofila Loreto, che ha fatto doppietta con Franco Sampaolo e Davide Torresi, che hanno sconfitto in finale i compagni di squadra Gianluca Simonetti e Massimiliano Maiani. La terza posizione è andata a Walter Tulli e Stefano Strovegli di Monteurano, sconfitti in finale da Sampaolo e Torresi. Le più forti giocatrici italiane di bocce si sono ritrovate alla Bocciofila di Colli al Metauro per la seconda edizione del trofeo Metaurense in Rosa. Prestigiosa la firma della vincitrice, la vicecampionessa del mondo Chiara Morano di Osteria Grande. La giocatrice emiliana ha vinto il lato del tabellone in cui erano concentrate le giocatrici di categoria A, battendo tutte avversarie marchigiane, a cominciare da Katie Crescenzi della Salaria nei quarti di finale, per proseguire con Sofia Pistolesi di Monte Granaro in semifinale. La Pistolesi è dunque la terza classificata della gara. Sconfitta interna per la Cofermetal Marche Castelfidardo nella sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Carlo Serrani è stata battuta in un importante scontro salvezza contro la Flaminio Roma, che ha espugnato il campo di Castelfidardo. Molto bravi a vincere entrambi i sette nel loro incontro di coppia, Marco Caimmi e Gabriele Marinelli. Un 7 su 2 è stato vinto anche da Michele Magnaterra nell'individuale. Il Castelfidardo è ora in coda alla classifica con soli 3 punti in 6 giornate.
Giornata di derby marchigiani in Serie A2 con vittoria dell'Oikos Fossombrone in trasferta sul campo della San Giustese, grazie ad una prestazione super di Fabio Battistini sia nell'individuale sia in coppia con Andrea Grilli. Nell'altro derby, tutto del maceratese, successo per il Montesanto sul campo del Fontespina, grazie ai due set vinti da Leonardo Stacchiotti nell'individuale. Sconfitta interna invece per la Civitanovese, battuta sul proprio campo dal Pineto. Il girone è dominato dai perugini del Sant'Angelo Montegrillo. In Serie B altri due derby, quello del Pesarese in cui col Bordolo e San Cristoforo Fano si sono divisi la posta in palio pareggiando 4-4 e quello vinto dal Morro Valle sulla San Benedettese. Per le altre marchigiane pareggio per 4-4 del Lucrezia in Abruzzo contro il Selva e sconfitta interna della capolista Serra dei Conti contro l'altra squadra abruzzese del Roseto. Il Serra dei Conti rimane in vetta con un solo punto di vantaggio su Lucrezia. E con quest'ultima notizia sportiva è davvero tutto anche per questa edizione odierna del TG, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.